Allora, come sempre, Padre Antonello, si raccomanda che i cellulari siano spenti, se qualcuno si fosse dimenticato, per favore controlli, grazie. Bene. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo oggi la solennità della Santissima Trinità. Poi cercheremo di capire qualcosina di questo mistero, che è uno di quei misteri che fanno parte della nostra fede. In tutti i momenti noi nominiamo la Trinità, con la preghiera che facciamo tutti i giorni, speriamo, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ci segniamo, facciamo il segno di croce nel nome della Trinità. Questa festa è nata intorno all'Ottocento nei monasteri benedettini e poi si è estesa pian piano a tutta la Chiesa. E noi siamo in un Carmelo, io proprio qui ho comprato, o meglio le sorelle me l'hanno regalato, gli scritti di Santa Elisabetta della Trinità, che è stata proclamata santa qualche mese fa, ed era contemporanea di Santa Teresina di Lisieux. Teresina era Lisieux e invece Santa Elisabetta della Trinità era di Dijon, in italiano Digione. E secondo un famoso teologo, Hans Urs von Balthasar, che è già morto, doveva essere ordinato cardinale, 3 giorni prima di essere ordinato cardinale è morto, ha detto che la teologia, la spiritualità di Santa Elisabetta Trinità è molto più profonda della spiritualità di Santa Teresina, l'ha detto lui. Ma in Dio non ci sono grandezze secondo le spiritualità, ci sono doni diversi. Ma certamente il dono specifico, la grazia specifica di questa santa era quella di sentire la presenza della Trinità nel suo cuore. Va bene. Poi dirò qualche altra cosa, ma intanto ci immettiamo nel mistero. Anche l'Eucaristia, nell'Eucaristia si fa presente la Trinità, soprattutto nell'Eucaristia, nella preghiera eucaristica che noi rivolgeremo al Padre. Al Padre chiediamo che per la preghiera le parole che Gesù ci ha consegnato e che ripeteremo con fede scenda lo Spirito Santo per trasformare il pane e il vino in corpo santo di Cristo. Poi richiederemo ancora un'altra effusione di Spirito Santo che i teologi liturgisti chiamano epiclesi, seconda epiclesi, cioè chiamare sopra per chi conosce un po' il greco. Lo Spirito Santo perché faccia di noi una sola cosa, un solo corpo. Va bene, ma intanto disponiamo il nostro cuore a ricevere la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra e in luogo, in buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
questa preghiera ci sono cosiddette tre preghiere, e nella messa la colletta, che è l'inizio, poi c'è quella preghiera sui doni offerti, sull'offertorio, e una dopo la comunione. Ma la più importante delle tre è questa, perché dà il tono, o meglio, ci dice, ci introduce all'aspetto del mistero che celebriamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità e lo Spirito santificatore, per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio. A te lode, Signore, la gloria dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. A te lode, Signore. Benedetto il tuo nome, glorioso e santo. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione. Fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti. Vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio. Infatti non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'Unigenito, Figlio di Dio. Parola del Signore. Prima di introdurci nel mistero attraverso la parola e la preghiera, così mi è stata fatta la proposta di dedicare questa messa alla a riparare sull'orgoglio. Voi sapete che già la messa è un atto di riparazione, non c'è preghiera più forte o preghiera di riparazione più grande che non la messa, perché ripropone quel sacrificio che Gesù fa di sé al Padre per riparare tutti i peccati che sono stati commessi prima della sua venuta, prima della sua incarnazione, durante la sua vita e i peccati dopo il suo ritorno al cielo. Allora io direi così: quale orgoglio? E mi è stato detto di riparare all'orgoglio del gay pride. Allora sì, possiamo riparare anche per questo, no? Sempre con la solita distinzione, quando si condanna l'omosessualismo, cioè l'esercizio dell'omosessualità, perché per noi come parola di Dio è peccato. Ma la Chiesa accoglie tutti, lesbiche, gay, transgender, e poi ce ne sono, non so quanta marea hanno inventato di queste cose. Allora, perché li accoglie? Perché anche loro sono figli e figlie di Dio. Anche loro hanno bisogno di essere amati, ma l'amore vero, perché siano guariti, perché siano accolti, non si sientano accusati. Ma allo stesso momento deve rimanere chiaro che l'atto omosessuale è peccato. E da questo peccato devono liberarsi. La Chiesa ha una sua pedagogia basata sulla verità, che è portare. Tra l'altro ci sono anche psicologi in America che cercano di farli stare zitti, dove uno è morto da poco, Nicolosi, di origine italiana, con la prassi psichiatrica che si chiama riparativa. Che cosa ripara? Perché all'origine di un certo omosessualismo c'è il mancato rapporto tra padre e figlio, tra madre e figlia. E io ho letto il libro, uno di questi, dove dice proprio i casi, cambiando i nomi, ma dice uno di questi casi, ed anche di un sacerdote che è stato guarito da questo. Quindi c'è molta ideologia. Voi sapete che il pensiero unico è: no, non c'è nulla di male, no, c'è. Con il peccato non si condanna il peccatore, ma il peccatore va condotto attraverso la verità, l'accoglienza, ma attraverso tutta la verità, perché non si possono cambiare gli occhi, non si può cambiare la coscienza, può essere condotto ad un cammino di libertà interiore. Però io direi che ci sono altri orgogli da cui noi dobbiamo guarire. Per esempio c'è l'orgoglio degli intellettuali, filosofi, saggisti, scrittori, scienziati, che in nome della ragione rifiutano Dio, disprezzano Dio, disprezzano la fede. Anche questo è orgoglio. E secondo qualche mistica, per esempio la Maria Valtorta, dice che la coronazione di spine, credo anche la Caterina Emmerich, dicono che la coronazione di spine che Gesù ha fatto, perché ogni sofferenza sul corpo di Cristo ha una rivelazione particolare per coloro che sono intellettualmente orgogliosi. Poi io direi anche per noi sacerdoti,
perché anche noi non siamo esenti dall'orgoglio, soprattutto quei sacerdoti che trovano un gusto particolare a dire cose che sono contro il magistero della Chiesa, contro. Per esempio si parla di qualche sacerdote che nega la verginità di Maria. Ora, per noi sacerdoti diventa molto più grave, perché la Bibbia, c'è base biblica, c'è base dei padri della Chiesa, quindi nella tradizione della Chiesa, e c'è tutto un magistero che afferma la verginità di Maria. In bocca di un sacerdote, negare la verginità di Maria diventa una bestemmia, che attira per lui non la misericordia, ma la giustizia. Ed è qualche sacerdote si diverte a disorientare le persone dicendo queste cose. E ripeto, Maria è vergine, prima, durante e dopo il parto. Questo è il magistero. Se un sacerdote dice, no, ma si parla dei fratelli, è peggio del testimone di Geova, perché hanno un'interpretazione fondamentalista della Bibbia, ed è la Bibbia più manipolata. Povero quel sacerdote. O altre verità negate, come la presenza. Oggi c'è tutta una corrente filosofico-teologica che risente del luteranesimo, altro che 500 anni di Lutero. Ma sospendo il giudizio, no? Sospendo il mio punto di vista. Chiaro che l'ecumenismo è una cosa buona, allora se è buona andiamo avanti col dialogo, ma non possiamo accettare tesi luterane che negano che Gesù, che la messa è sacrificio. Per noi cattolici è sacrificio, e dire che non c'è il sacrificio è dire un'eresia. E se lo dice un sacerdote è un abominio per lui celebrare negando il sacrificio. Ok? E altre cose, come la presenza permanente di Gesù nell'Eucaristia, non è vera. Tocco magico, è rubata l'Eucaristia, sparisce Gesù. Ma quando? Quando? E allora chiediamo perdono a coloro, per l'orgoglio di alcuni sacerdoti e teologi che vanno contro il magistero, contro verità già proclamate in modo solenne dal magistero pontificio e dal magistero dei vescovi. Ripeto, è una cosa molto grave se diventa un sacerdote. O da una suora in Sardegna, mi ha detto che una suora ha detto contro la verginità di Maria. È una cosa grave. Va bene. Poi c'è l'orgoglio anche di tanti noi cristiani, quando pretendiamo di dire le nostre opinioni senza nessuna conoscenza teologica, senza nessun approfondimento. Il gusto di dire qualche cosa. Allora, quello è orgoglio, anche quello è orgoglio, stupido, ma è sempre orgoglio. Allora, non si può discutere, questionare come fanno in tanti dibattiti alla televisione su cose stupide, a volte anche, io non la vedo quasi più la televisione, porta a porta è meglio che se ne vanno a dormire, molte volte. Chiudano la porta e se ne vanno a dormire per le stupidaggini che dicono. Eppure è sempre intelligente quel tipo, come si chiama? Bruno Vespa, è diventato più Vespa che Bruno, picca sempre. Allora, ma direi anche per noi, per voi, quando per il gusto di dire la vostra opinione dite stupidaggini, e su quello vi attaccate. Allora io a volte dico, scusi signora, l'ha letto il catechismo? Qualcosa. Allora si prende il catechismo alla pagina tal e se la veda. Se poi ne vuoi sapere di più, entri e studi un po' di teologia, quando non se ne può. Mi ricordo una signora a Catania, cattolicissima, tutti i giorni a messa, è venuta con un libro. E il libro era, dunque vediamo cos'era, Dio mi parla. Poi ho detto, questo autore, sconosciuto. Mi faccia vedere un po', signore. Ah, la prima pagina, Dio incoraggia i suoi figli a avere rapporti omosessuali. Ho detto, signora, lì forse ha sbagliato, è Satana che le parla. Me lo dia il libro. Se lo tenga, anzi lo bruci. Guarda, c'è anche il cammino qui, c'è il dottore, lo metta dentro. Ma no, ma ha studiato l'etiologia, non per umiliare, perché
a volte sono anche più sapienti quelle persone che non hanno studiato teologia. Poi con tutto il veleno che c'è in certe facoltà teologiche, bisogna stare attenti. Sono un po' inficiate molte facoltà teologiche. E chiudo qui. Va bene, allora chiediamo perdono per tutti questi peccati di orgoglio. Adesso andiamo sulle cose belle, sulla Trinità. Allora, chi ci ha rivelato il mistero trinitario è stato Gesù, nella pienezza. C'era qualche cosa già nell'Antico Testamento, ma colui che ci ha rivelato la Trinità è stato Gesù. E allora, se noi accogliamo questa fede che Gesù, questa la parola di verità, e lui è, ha detto io sono la verità, vuol dire che ci dice qualcosa di vero, di bello. Se noi l'accogliamo, allora possiamo andare anche all'Antico Testamento con la luce più forte della fede in colui che ci ha detto io sono la via, la verità e la vita. E in questo senso, illuminati dalla fede in Gesù, noi possiamo rileggere l'Antico Testamento e sappiamo che l'Antico Testamento è tutta una profezia che ci prepara all'evento Gesù Cristo. E i padri della Chiesa hanno ravvisato in vari passi dell'Antico Testamento un annuncio, non chiaro, ma un annuncio della Trinità. Per esempio, quando viene creato il mondo, Dio disse, ma quando crea l'uomo, la Bibbia dice così in Genesi, nel primo capitolo, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. È un plurale maiestatico, ma non è soltanto un plurale maiestatico. Secondo i padri della Chiesa, che sono soprattutto vescovi e sacerdoti santi, hanno ravvisato un annuncio in nuce della Trinità. Ma chi ce lo rivela con pienezza è Gesù. Allora, partiamo da questo Vangelo, da questo brano del Vangelo. E mi ricordo sempre anche quando io ho avuto la prima missione in Messico, avevo 12.000 abitanti, poi la seconda è stata di 60.000. Fra i 12.000 c'erano 3.000 testimoni di Geova, che io chiamo Genova, per poter offendere Genova, e avevano una grande installazione, la più grande dell'America Latina. Poi hanno assistito che io la visitassi e sono andato a visitarla. Bellissima. Tutte strutture che vengono dagli Stati Uniti non hanno difficoltà. E gli ho detto, però criticate il Vaticano e questo è il nostro Vaticano. Ah sì. E poi ogni tanto cercavano di convincermi. Allora mi sono stufato una volta e gli ho detto, bene, venite col testo greco e sul testo greco facciamo la traduzione. Il loro fondatore, Russell, è stato condannato perché diceva di conoscere il testo greco, la Koine greca, e invece non conosceva nulla. Poi l'hanno condannato anche perché vendeva segni miracolosi, no? E altre cose, insomma. Ma è inficiato di satanismo anche il geovismo. Va bene, il testimone di Geova. Lasciamo stare, andiamo a questa parola. Dice così, Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo, ricordate che Nicodemo era uno dei capi dei farisei che aveva ascoltato con interesse Gesù e aveva aderito, ma in segreto, perciò andava di notte. Ma ha detto così, Maestro, noi sappiamo che tu vieni da Dio, perché nessuno può compiere i prodigi che tu fai se Dio non è con lui. Ha visto e ha creduto. Allora chiedeva Gesù, e qui è riportato un pezzo di questo dialogo tra Nicodemo e Gesù. Gesù risponde, Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio. Chi è questo Dio? Nel Vangelo di Giovanni Dio è Dio Padre, ha tanto amato il mondo, dunque è un Dio amore. San Giovanni dice che Dio è amore il Padre, è amore il Figlio, è amore lo Spirito Santo. La caratteristica di uno è comune agli altri, anche se ci
ciascuna persona della Trinità ha la sua identità. Ma voi vi ricordate quando Gesù dice: ciò che è tuo è mio, ciò che è mio è tuo? Perché nessuno ha una proprietà privata nella Trinità, tutto è condiviso. C'è una parola difficile che si chiama pericoresi, il rapporto pericoresi, vuol dire un rapporto dell'uno nell'altro. Gesù lo dice: io sono nel Padre e il Padre in me. Questa mutua immanenza dell'uno e dell'altro è opera dello Spirito Santo. C'è un rapporto circolare fra i tre. Nessuno è più importante. Noi, essendo uomini, usiamo un linguaggio che, diciamo così, non è proprio adatto sempre a esprimere il mistero trinitario. Per cui noi diciamo Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma non vuol dire che lo Spirito Santo è inferiore al Padre, o il Figlio inferiore al Padre, o ed è superiore allo Spirito. No, uguale maestà. Poi prenderò la preghiera del prefazio che dice qualcosa di più. Qui però nel Vangelo cogliamo alcune caratteristiche che sono di ciascuna persona. Dio Padre ha tanto amato il mondo da dare il Figlio. L'amore del Padre è come un amore sorgivo, è un amore che dà, offre, si offre. E offre chi? Ama tanto il mondo. Quale mondo? In senso, nel Vangelo di Giovanni, il mondo caratterizzato dagli uomini che hanno peccato, che spesso volgono le spalle a Dio. Ma Dio, poiché ama, ci ama come peccatori, così come siamo. E siccome l'amore di Dio è più grande del nostro peccato, cosa fa? Invia il suo Figlio, l'unigenito, la proprietà più preziosa che ha, se possiamo dire così. Perché chiunque crede in Lui, cioè nel Figlio, che crede nel Figlio, non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Noi possiamo dire anche così, che Gesù è l'inviato, è il primo missionario, e la missione della Chiesa si fonda nella missione del Figlio. Ma chi l'ha inviato? Il Padre. Qual è stato il motivo del Padre? Perché l'ha inviato? Perché ci ama, e nonostante il peccato vuole redimerci dal peccato, ci vuole figli in Lui. Solo chi ama dona, e il Padre ci ama e ci dona, non qualcosina, non una grazia, ma il Figlio, il Figlio, che San Paolo chiama anche la grazia. Dice così: Dio infatti, ripete, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, cioè il Padre. Il Padre non vuole condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Dunque, chi è che salva? È vero che il Padre vuole salvare gli uomini perché li ama, perché ci ama. Ma chi manda a salvarci? Gesù. Gesù è il Salvatore. È Lui che ci redime dal peccato. Ma ciò che fa il Figlio è voluto dal Padre e avviene nella potenza dello Spirito. I tre operano sempre, ma ciascuno ha la sua identità, anche se i doni sono comuni a tutti. Ma ognuno ha la sua operazione, si dice così, ha la sua attività, perché corrisponde a ciò che è. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Nel nome non vuol dire nome e cognome, ma nella persona e nella missione del Figlio. Quindi è una responsabilità ascoltare la parola e non viverla, ascoltarla, farla entrare dall'orecchio e farla uscire dall'altro. Occorre che questa parola si depositi nel cuore perché diventi vita. C'è una bella immagine di Sant'Agostino, a me piace molto Sant'Agostino, è un autore che sempre leggo volentieri, c'è tutta anche l'opera di Agostino in internet, quindi è facile scaricarsela. Agostino usa un'immagine molto bella quando parla di Dio amore, di Dio Trinità amore. Dice: il Padre è l'amante. Lasciate stare quelle idee di amante che ci sono nel mondo, quelle sono, è puro sterco.
L'amante vuol dire colui che prende l'iniziativa nell'amore, che ama, che agisce per primo. Quello che dicevo, è l'amore sorgivo. Sapete dalla una fonte quant'acqua buona esce, sempre, sempre. Così il Padre è una sorgente continua di amore. Ma, ripeto, quello che dico è sempre limitato alla parola umana, perché è molto più di quello che noi possiamo dire con le povere parole umane. Allora, il Padre è l'amante. E chi ama? Il Figlio, perché il Figlio è l'amante. E solo il Figlio, essendo Dio, ha la capacità di accogliere tutto l'amore del Padre. E accogliendolo dice grazie al Padre, perché il Padre, amandolo, lo genera continuamente come Figlio. E il Figlio risponde con amore di gratitudine al Padre, perché è Figlio, perché sa che il Padre è l'origine del suo essere dall'eternità. È una generazione eterna. Sant'Agostino dice: lo Spirito Santo è l'amore, il Padre è l'amante, il Figlio è l'amato, lo Spirito è l'amore, con cui il Padre ama il Figlio e con cui il Figlio risponde con l'amore di gratitudine al Padre. Che bello, che bello. Sant'Agostino è formidabile, formidabilissimo. Poi sapete che anche la Chiesa dice nel Magistero che la più bella icona della Trinità è la famiglia. Naturalmente la famiglia secondo la Bibbia, non le altre invenzioni umane. Padre, sposo, sposa, figlio. Bellissimo. Pensate che responsabilità. Ma oggi la famiglia è davvero icona della Trinità? Speriamo di essere vero. Che continui nonostante tutti gli attacchi demoniaci, satanici contro la famiglia. Non esistono altre famiglie, le altre sono invenzioni di persone che hanno scelto il peccato, non la verità, che hanno scelto la menzogna. Quindi, ripeto, Sant'Agostino, Dio è l'amante, il Figlio è l'amato, lo Spirito Santo è l'amore che unisce i due. Cosa fa Dio uno? Sì, c'è l'essenza divina, la divinità, un solo Dio in tre persone. Ma ciò che produce l'unità è l'amore. L'amore è forte. Si chiama anche con linguaggio mistico il rutilare della Trinità. Cosa vuol dire questo rutilare? Cioè quando l'amore è così incandescente che è fuoco vivo, che fonde, come quando il fuoco, il ferro si fonde nel fuoco. Più il fuoco produce una gradazione molto forte, più si fonde, e allora dopo l'artista piano piano nel farlo raffreddare gli dà una forma, quella che lui ha deciso. Nella Trinità l'amore rutilante, questo rutilare della Trinità è un amore così forte che fonde, è un amore che brucia. Qualche mistico ha provato anche questa realtà dentro di sé. Quando abbiamo letto la seconda lettura, anzi è poi all'inizio della messa, è usato il linguaggio trinitario di San Paolo. E quando la seconda persona che ha letto la lettura ha letto alla fine: la grazia del Signore Gesù Cristo, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Qualcuno ha detto: è col tuo spirito. È scattato l'automatico. Allora vedete, anche in questa parola di San Paolo ci dà un po' l'identità delle persone, un aspetto, la grazia. La grazia è apparsa, direbbe San Paolo, nel mondo. L'amore di Dio, ma è che anche Gesù ama, certo che ci ama, ma l'amore sorgivo del Padre. La comunione dello Spirito Santo. Cosa fa lo Spirito Santo? Crea e la comunione, l'amore di comunione tra i tre. E ciò che fa nella Trinità lo fa anche da noi, in mezzo a noi. Chi crea comunione tra noi? Lo Spirito Santo. Va bene, non so se si entra nel mistero un pochino. Ora vorrei prendere anche qualche preghiera che abbiamo fatto e che faremo. La prima
detta colletta con l'asio dal latino. O Dio, Padre, che hai mandato nel mondo il tuo figlio. È chiaro il riferimento al Vangelo di Giovanni, alla letteratura giovannea, alle lettere del Vangelo di Giovanni. Che hai mandato nel mondo il tuo figlio, parola di verità, ecco. È Gesù la parola del Padre, e lui lo dice: tutto ciò che io dico a voi l'ho ascoltato dal Padre mio. Le opere che io faccio le ho viste fare dal Padre mio. Io faccio quello che ho visto fare dal Padre mio. Dico le parole che il Padre mi ha detto di dire. Non faccio la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Anche quando è nella prova, anche quando sperimenta l'abbandono del Padre nel Getsemani. Padre, se è possibile, passi da me questo calice, non come lo voglio io, ma come lo vuoi tu. Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'abbandono che il Figlio prova sulla croce è la conseguenza del nostro peccato, perché il peccato è girare le spalle a Dio, e Dio ti lascia libero. Ma in questo abbandono Gesù vive la volontà del Padre, perché ha preso su di sé tutte le conseguenze del peccato. Ok, vado avanti. O Dio Padre, chi hai mandato? Colui che invia, il Padre, il tuo Figlio, parola di verità. È la parola del Padre. E lui ha detto: io sono via, verità e vita. E lo Spirito Santificatore. Santificatore. Ecco una caratteristica dello Spirito, santifica. È la Santissima Trinità. E il Padre è santo, e il Figlio è santo, lo Spirito santo. Perché sono caratteristiche comuni, ma colui che santifica per eccellenza è lo Spirito Santo. Fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità. Noi siamo destinati alla gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Anche lì mi ricordo con i testimoni di Geova. Dice: ma voi adorate tre dei, siete politeisti. No, caro, noi adoriamo solo Dio e tre persone. Piuttosto per voi non è chiaro chi è il Figlio di Dio. Dite che è inferiore, dite che non è Dio, poi dite che è Figlio di Dio, non si capisce che Dio è. Un Dio inferiore al Padre? La stavo zitti. Dice: come Padre? Lo avete scritto, guarda, qui c'è scritto, l'avete scritto voi. Va bene, ma cambiamo continuamente. Poi c'è un'altra preghiera che si chiama prefazio, sempre sono due parole latine, pre, che precede l'actio, che precede l'azione di grazia, che è la preghiera eucaristica. Ti rendiamo grazie, Signore, che inizia un po' già con il prefazio. Dice così, c'è la parte iniziale che si ripete, cambia di poco, dice veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di sapere, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente del tempo. Si dirige il prefazio al Padre, Santo, onnipotente, eterno, con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore. Noi diciamo: Gesù il Signore, se andate nel rinnovamento dello Spirito, sentite: Gesù è il Signore, è vero, ma Dio è il Signore, che lo dice qui, col tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio e un solo Signore, Kyrios, non nell'unità di una sola persona, qui è un po' difficile, è più un linguaggio dogmatico che biblico. Non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Cos'è questa sostanza, questo termine filosofico? È l'essenza di qualcosa. È Dio, la sostanza è la divinità. Quanto hai rivelato della tua gloria? Come ce lo ha rivelato? Attraverso Gesù, la parola del Padre.
noi lo crediamo, ecco la proclamazione di fede, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. Quanto noi crediamo di te, della tua gloria, dell'essere il tuo Signore, della tua potenza, noi lo crediamo che tu sei Dio Santo, potente. Noi lo crediamo pure di chi? Verso chi? Il Figlio e lo Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero ed eterno, vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone. Noi adoriamo. E anche qui testimoni di Geova, scusate, ma c'è un po' nostalgia di contrastare, no? Perché allora hanno tradotto, non mi ricordo se è un termine greco, non adorare, che i re magi si prostrano, proschineo, ecco il termine greco, proschineo. Loro l'hanno tradotto con l'omaggio, rendere omaggio, no, no. Prendete il vocabolario greco e non c'è scritto rendere omaggio, è un'invenzione del vostro fasullo fondatore. Proschineo è adorare. E lo adorarono le magi, che poi gli resero omaggio perché erano magi, va bene, ma proschineo vuol dire adorare. Ok? Quindi noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura. Qual è questa unità della natura? La divinità, l'uguaglianza della maestra divina. Come noi adoriamo il Padre, adoriamo anche il Figlio e adoriamo lo Spirito Santo. Chi è stato il più grande adoratore di Dio? Domanda e risposta. Chi è stato? Esatto, il Figlio. Gesù, meglio dire Gesù, perché Dio non adora Dio. Ma Gesù, essendosi fatto uomo, come uomo ha adorato Dio. Va bene? Allora, vedete come la parola di Dio è la preghiera, perché noi conosciamo la fede della Chiesa attraverso il modo di pregare della Chiesa. Verso chi prega? Questo. Noi entriamo nel mistero di Dio anche pregando, anzi, magari ci rafforzassimo tutti nella preghiera, perché molte conoscenze vengono dalla contemplazione. Molti mistici, Santa Elisabetta della Trinità non ha mica studiato teologia. Santa Teresina di Lisieux non ha studiato teologia, Santa Teresa d'Avila non ha studiato teologia, San Giovanni della Croce sì, perché era sacerdote, ma sono stati proclamati Santa Teresina di Lisieux e Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa, cioè hanno avuto una conoscenza così profonda di Dio, soprattutto su un aspetto, che sono stati proclamati dottore, cioè, ma è una conoscenza che non viene dallo studio, ma dall'amore, dall'adorazione, dalla consegna di se stessi. Va bene. E questo abbiamo soltanto detto qualcosina, ma la parola di Dio e la preghiera della Chiesa sono fonti sicure per conoscere la nostra fede. Anzi, ripeto, la legge del credere è la legge del pregare, e la legge del pregare è la legge del credere. Cioè, preghiera e fede ci insegnano, ci fanno conoscere Dio, ci aiutano a conoscere qualcosina, qualcosina. Ecco, quindi chiediamo al Signore che in questa solennità, quando la Chiesa proclama solennità, vuol dire che è una festa importantissima, importantissima. Io spero c'è una fede che al più presto poi si stabilisca una fede, una solennità solo per Dio Padre. Questa solennità della Santissima Trinità è stata un po' contrastata. Perché? Perché i teologi dicevano così, ma sempre quando celebriamo, quando preghiamo ci rivolgiamo alla Trinità, che serve per mettere una festa alla Trinità? Ma siccome i benedettini che fanno contemplazione, speriamo che continuino,
avevano anche una grande cultura, erano operatori di cultura nel Medioevo, sono riusciti a sfruttarla e hanno fatto bene. E il Papa, poi sono stati Papi benedettini, quindi hanno diffuso questo. Ora bisogna che nasca qualche santo, qualche santa, che promuova la festa, una solennità a Dio Padre. Speriamo che c'è stata una suora di cui è in corso il processo di beatificazione, non mi ricordo come si chiama, Madre Eugenia Ravasi, che il padre le parlava e gli ha chiesto di istituire una festa. Il padre parlava anche a Santa Caterina da Siena, dottore della Chiesa, semi-analfabeta, che dettava contemporaneamente quattro lettere e non perdeva il filo, non perdeva il filo. Dialoghi con la Divina Provvidenza, leggete, bellissimo, bellissimo. La darei in pasto da mangiare a molti teologi che dicono, vabbè, lasciamo. Molti teologi non pregano, non fanno contemplazione, perciò si lasciano influenzare da idee strane. Poi ci sono sacerdoti che bevono quello, anche le strampalerie che dicono qualche teologo, qualche volta c'è anche qualche vescovo anche, e qualche cardinale che dice strampalate, ma se la vedranno loro con Dio. Ma noi preghiamo, non giudichiamo ma preghiamo, ma dobbiamo stare attenti, perché che ne dicano se i pastorelli di Fatima canonizzati hanno visto cadere anche vescovo, sacerdote, cardinale, vuol dire che qualcosa di strano la stanno dicendo. E vedete quanti contrasti abbiamo oggi tra cardinali e cardinali. Preghiamo, preghiamo, perché c'è il pericolo della scissione, della divisione dentro la Chiesa. C'è il pericolo. A me, io ho fatto una domanda a un vescovo bravo teologo in Brasile due o tre anni fa, perché lì avanza la teologia della liberazione, che è eretica, già detto da Giovanni Paolo II, ribadito da Benedetto XVI. Allora lui ha fatto un quadro. E allora io ho chiesto, eccellenza, mi permette di fare una domanda molto chiara, poi lì può anche non rispondere. Possiamo dire che oggi dentro la Chiesa brasiliana c'è apostasia? Possiamo dirlo. Possiamo dirlo. E il problema è che questi vescovi che accettano la teologia della liberazione e non hanno accettato il magistero di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, occupano i posti più importanti nella conferenza episcopale brasiliana. Speriamo che sia cambiato. Speriamo. E allora cosa ha fatto il Signore e lo Spirito Santo? Davanti a tanti che si interessano solo del fatto sociale o di movimenti ecclesiali che si interessano solo del fatto sociale e hanno dimenticato l'evangelizzazione, cosa ha fatto lo Spirito Santo? Sta suscitando un sacco di comunità nuove. E sono molti laici che evangelizzano. C'è anche un giudice, amico. La moglie non so che cosa faccia, mi pare che pedagogista, no, laureato in lingue, hanno fondato. Lui protestante, si è convertito al cattolicesimo e è diventato fondatore di una nuova comunità, evangelizza con i giovani. Ma tanti, fatto anch'io predicare. Poi c'è un'altra coppia, lui è medico e lei è pedagogista, sviluppano soprattutto il carisma monfortano, la consacrazione alla Madonna secondo il metodo di San Luigi Maria Grignani Monfort, soprattutto il riferimento al trattato della vera devozione di Maria. E quante persone, quante famiglie, quanti giovani coinvolgono? Avete fatto la consacrazione alla Madonna? Ma siete pochi, quanti l'avete fatto? Alzate la mano. E gli altri cosa aspettano? Bene, siete abbastanza. Però non basta solo consacrarsi, bisogna poi mantenere gli impegni presi, che non sono gravosi, non sono gravosi. E in questo tempo c'è bisogno della Madonna. Si parla di un secondo avvento. Si parla di un secondo avvento. L'aveva già profetizzato San Luigi Maria Grignol di Monfort. Ma occorre che ci siamo molti ottusi, ma chiediamo al Signore che illumini i pastori per riconoscere quali sono le apparizioni autentiche,
Pensate, sono stato in Portogallo qualche giorno fa da uno mistico. Dice: padre, in Brasile ci sono 400 veggenti falsi. Il più ricco si chiama Bento da Conceição, Benedetto della Concezione. È così veggente che adesso è proprietario anche di un aereo. Quindi si muove a diffondere con l'aereo le sue menzogne. Bento da Conceição, 400 veggenti falsi. Ci sono anche quelli veri, ma quelli veri sono umili. E uno di questi è Edson Glauber, anche se adesso praticamente sono un po' di silenzio, lui è obbedito. Poi c'è qualche altro, ma non mi pronuncio, va bene. E andiamo avanti con la celebrazione, sapendo che nella celebrazione è coinvolta tutta la Trinità. Tra poco io nella preghiera eucaristica dirò: Padre veramente santo, fonte di santifica questi due. Ce li dico al Padre, il potere del sacerdote, perché agisco in nome di Gesù e in nome anche della Chiesa. Invia lo Spirito Santo sul pane e sul vino perché si diventino corpo e sangue di Cristo. E dico le parole di Gesù: prendete, ma la Trinità è coinvolta. E che noi non lo vediamo. Se avete tempo, leggetevi, o anche in internet mi pare che ci sia, l'esperienza mistica di Catalina Rivas. Leggetela. Io la darei, soprattutto oggi ho celebrato una parrocchia, non dico dove, sono venuti in ritardo, ma tante persone. Allora ho detto al parroco: se tu mi permetti la prossima volta consegno l'esperienza di Catalina Rivas, e poi dico perché gliel'ho consegnata, anche perché molti arrivano in ritardo. Va bene, allora chiediamo comunque, a parte questo, al Signore la grazia di entrare di più nel mistero trinitario. Ma ricordate che non è tanto con questo quanto col cuore, con l'amore, perché chi ama conosce Dio. Ci mettiamo in piedi e rinnoviamo la fede nel Dio uno e trino. Credo in un solo Dio. Per tutti i popoli della terra,
perché illuminati dalla sapienza dello Spirito riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa. Preghiamo. Perché tutti coloro che sono nella sofferenza e nella prova, perché sperimentino l'amore del Padre e la presenza consolante dello Spirito di Cristo, preghiamo. Per tutti gli uomini, lacerati e sconvolti dalle violenze e dai conflitti, perché mediante l'azione dello Spirito si sentano figli dell'unico Padre e fratelli in Cristo, che nel suo sangue ha fatto pace tra cielo e terra, preghiamo. Per noi qui presenti, perché la grazia del battesimo conferitoci nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo cresca e fruttifichi con l'adesione sempre più convinta e operosa, preghiamo. Perché fortificata dal dono dello Spirito, diventi segno e primizia dell'umanità, partecipe del mistero uno e trino del tuo amore per Cristo nostro Signore. Ecco, ripeto solo un attimo l'avviso, adesso Emanuele passa con il sacchetto della questua. Cosa verrà raccolto adesso nel sacchetto verrà diviso tra padre Antonello e le suore. Invece chi volesse far celebrare delle sante messe a padre Antonello, in fondo alla chiesa sul tavolino ci sono dei fogli di carta con delle biro, può scrivere l'intenzione, cognome, nome, mail, numero di telefono, e può mettere l'offerta e mettere questo nella scatola di cartone. Rimangono quindi divise questa raccolta da quella delle sante messe per chi le vuole far celebrare. Spero di essere stato chiaro. Facciamo comunione dei beni anche con le sorelle. Questa offerta, guarda tu, Signore, sia gradito a Dio, Padre.
Padre Onnipotente. Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo. Consacrali con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della gloria.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, noi, grazie alla Trinità, abbiamo il corpo di Cristo. Ci siamo rivolti al Padre perché inviasse lo Spirito e trasformasse questo pane e questo vino in corpo e sangue di Cristo. Anche qui ci sono tesi. Il termine vero è la transostanziazione. Quindi noi non siamo d'accordo con chi dice transsimbolizzazione, transsignificazione, tutte cose inventate da povere menti umane.
Il Magistero parla di transustanziazione, basandosi su grandi dottori della Chiesa, tra cui San Tommaso d'Aquino. Quindi noi abbiamo il Signore realmente presente col suo corpo, col suo sangue, con la sua anima, con la sua divinità. La prossima domenica, forse in alcune parrocchie anche giovedì, noi celebreremo il corpo e il sangue del Signore Gesù. Vero corpo, vera umanità, vera divinità è qui presente. E quando noi riceveremo Gesù, non riceveremo soltanto Gesù, perché Gesù non è mai slegato dal Padre e dallo Spirito. Riceveremo Cristo col suo corpo, ma egli verrà con noi, con tutta la sua famiglia, con il Padre e lo Spirito, con la famiglia trinitaria. E il nostro cuore sarà trono della Trinità, tabernacolo del Signore. Ma ripeto, Gesù non viene mai da solo, viene con il Padre e con lo Spirito Santo, perché dall'eternità è unito. E allora ringraziamo il Padre. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Ringraziamo il Padre e cantiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Volevo solo avvisare che chi avesse già fatto la Santa Comunione questa mattina, la può rifare questa sera. Agnello di Dio, che torna i peccati del mondo. Thank you.
Thank you.
nel tuo cuore c'è la ricchezza più bella, Dio, il Signore. Dialoga con Lui, offrigli il tuo cuore. Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Adesso segue un po' di adorazione e una preghiera di intercessione. Ecco, in questo momento chiederei che sia chiuso il collegamento.